Ada tu ascolto al mio grido, ma liberato dalla morte, eccomi, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Oggi facciamo la memoria di San Martino di Tours, un grande vescovo, un caro santo per la devozione popolare, a tanti di noi. Vogliamo allora unirci in preghiera, anche per intercessione di San Martino, per chiedere oggi al Signore il dono della santità nel vivere di carità, soprattutto a servizio dei più poveri. Lo facciamo sempre con la comunione anche di coloro che da casa pregano con noi attraverso TV 2000. Umilmente chiediamo a Dio perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Preghiamo. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del Santo Vescovo Martino, rinnova i nostri cuori, nei nostri cuori le meraviglie della tua grazia, perché né morte né vita ci possano separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Giovanni Apostolo. Io, il presbitero, alla Signora eletta da Dio e ai Suoi figli, che amo nella verità, grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l'amore. Camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell'amore. Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco, il seduttore è l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi
per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Beato chi cammina nella legge del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. E io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro trascinato, lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: dove è il Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dove, Signore? Ieri c'era la domanda quando, oggi c'è la domanda dove. Le categorie spazio-tempo. Il discorso di oggi si unisce a quello di ieri, sulla ricerca del regno di Dio, e Gesù lo descrive proponendo alcune immagini che ci sembrano forse anche un po' ci fanno tanta paura, ci sembra di parlare già di fine del mondo. Invece sono molto semplici, perché la fine del mondo è oggi, dicevamo ieri, ma è soprattutto nella tua quotidianità. Avete ascoltato, no? Ci sia la descrizione dei tempi di Noè e dei tempi di Lot, due personaggi dell'Antico Testamento, del Libro della Genesi, che hanno vissuto due grandi traumi per la storia di Israele, il diluvio
e poi anche Lot, questa distruzione di Sodoma e Gomorra. Ma che cosa facevano? Facevano la vita di tutti gli altri, mangiavano, bevevano, lavoravano, prendevano moglie, compravano, vendevano, potremmo aggiungerci appunto, andavano a fare la spesa, andavano a lavorare, andavano a scuola, prendevano il tram, prendevano i mezzi per andare a recarsi al lavoro, si divertivano anche. Anche loro facevano tutte le stesse cose, Lot e Noè facevano le stesse cose di chi poi ha subito quella distruzione, quella morte violenta. E allora perché loro lo hanno incontrato il Signore? Perché si sono salvati rispetto agli altri? Certo, perché hanno costruito qualche cosa. Cioè, mentre loro vivevano, attendevano il Signore e hanno costruito l'arca della salvezza, cioè se la sono costruita piano piano. E così anche per noi la vita è come quella di tutti. Nessuno, anche il santo, non è che è escluso dalle prove della vita. Queste arriveranno come la morte, che appunto si descrive soprattutto nelle ultime righe di oggi il Signore, dove sarà il cadavere, cioè la morte arriverà, la vedrai bene, verranno anche gli avvoltoi, la vedremo bene che ci sarà la morte arriverà per tutti. Ma come stai vivendo adesso questo tempo tuo? Stai costruendo qualche cosa? Stai costruendo già la tua salvezza? Oppure distruggi? Può essere proprio nei rapporti anche che viviamo con gli altri, no? Pensiamo alle nostre attività. Com'è che ci rapportiamo anche con gli altri? Siamo dei costruttori di relazioni, anche in quello che facciamo, in quello che siamo, no? Uno va al mercato, è contento di vedere uno che lo accoglie, che fa bene il suo lavoro, che è contento di quello che fa. Invece uno che non ha mai voglia, ah sì, bisogna fare anche questo, no? Signore, ci costruiamo la nostra salvezza, diciamo così, nelle nostre relazioni, la nostra quotidianità, sembra dirci oggi il Vangelo. E proprio in mezzo a questo discorso c'è poi anche quella bellissima frase, un po' lapidaria, ma molto vera. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. E certo, se tu pensi solo a te stesso, non stai costruendo, stai distruggendo. Certo che poi non incontrerai il Signore nella tua vita, ma invece chi la perderà la manterrà. Siamo davvero nel paradosso del Vangelo, quando uno si dona e dona la vita, è la vita dell'amore e del dono, allora sì che troverà il Signore Gesù. Pensiamo anche ai santi, oggi la Chiesa ci offre San Martino come esempio. Uno dei suoi episodi più famosi è quello che dona il mantello al povero. È stato un gesto semplice, quotidiano, niente di stratosferico o di straordinario. Ha visto un povero che aveva bisogno e ha donato con carità questo mantello. Vive nella quotidianità, questo gesto di amore. Sta costruendo le sue relazioni, la sua vera vita. E il Signore lo ha ricompensato. Sappiamo come gli sia apparso in sogno, gli abbia ridato il mantello. Dov'è che incontri il regno di Dio? Lo incontri oggi, nella tua quotidianità.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a ogni gloria del suo nome, perché il nostro è tutto la sua salvezza. Santifica, Signore nostro Dio, questi doni che ti offriamo con gioia in onore di San Martino, perché con il loro sostegno siamo sempre guidati attraverso le vicende lieti e tristi della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. E Lui, il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Martino riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Martino e tutti i Santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il sacramento dell'unità, concedi a noi di vivere in perfetta concordia con il tuo volere, perché imitando San Martino nella totale sottomissione a te, gustiamo la gioia di essere veramente tuoi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Comunione con tanti devoti, anche oggi vogliamo invocare l'aiuto di Gesù Bambino per la nostra giornata, affinché possa essere una giornata di grazia, di incontro della sua presenza nella carità, nelle nostre azioni quotidiane. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, ed ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia,
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.